Ragazzi, adesso facciamo una cosa molto bella. Prima ascoltiamo il Vangelo che Aurora ci legge e il Vangelo di domani che è domenica. E poi lo commentiamo insieme. D'accordo? Ok. Aurora, leggi. Gli portarono un sordo muto e lo pregarono di imporgli la mano. Lo prese in disparte, lontano dalla folla. Gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua. Guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e gli disse: Effatà, cioè apriti. E subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente. Secondo voi Gesù che ha fatto con quel sordomuto? Un miracolo. Adesso vi faccio una domanda difficilissima. Se lì passasse Gesù, voi che miracolo gli chiedereste? Ad esempio, se io ho un amico che non sa vedere, se passasse di qua ci direi: per favore, lavora la mia amica. Questo sarebbe un bel miracolo. Oppure aiuta una cieca. Oppure aiuta una cieca. Oppure aiuta quelli che sono in ospedale a guarire molto più presto. Ah, questo mi piace. Quella casa là.